deciso, dal canto suo, di indicare le motivazioni politiche e economiche che stanno dietro alla riforma e per cui quindi bisognerebbe votare sì. Motivazioni politiche e economiche peraltro egregiamente esposte a voi. Ora chiedo al professor Di Stasi, chiaramente le lascio tutto il tempo che il professor Raglietti si è preso, e, oltre chiaramente a esporre quello che lei vuole sulle motivazioni sostenibili, no, e chiaramente anche di rispondere qualora voglia alle motivazioni politiche e economiche che ha esposto il professor Raglietti, anche di dare nei limiti del possibile, siccome è un evento informativo, un'introduzione giuridica della riforma costituzionale. Grazie. Sono io che ringrazio voi, anche perché, pur essendo abituato a frequentare i giovani, il più delle volte mi trovo di fronte dei giovani amorfi, poco interessati, con poca passione. Invece la vostra presenza mi fa capire come questa scadenza referendaria del 4 dicembre non è una scadenza politica per cui si dice oggi voto in un certo modo, poi se le promesse non verranno mantenute cambierò. La scadenza del 4 dicembre è una scadenza costituente. Non si può cioè pensare che quel voto sia un voto da cui è facile tornare indietro. Ecco quindi perché sono il primo a essere orgoglioso di poter ragionare con voi sul significato vero del referendum del 4 dicembre. Quando nel 1943 l'Italia si è iniziata a liberare da un'oppressione che era tedesca e che era del precedente, del regime che ancora parte controllava molte regioni d'Italia, si aveva un sogno, quello di far accomodare alla tavola imbandita le persone, i lavoratori, i contadini, che fino a quel momento erano stati esclusi, così come le donne che non potevano votare, cioè non avevano un diritto di cittadinanza vero e pieno. Era un sogno che si è avverato con un prezzo umano enorme. Si sono dovuti prendere i fucili, salire in montagna e combattere per la libertà, ma anche per i diritti sociali, cioè di quella parte di società, di quella classe sociale che fino a quel momento era stata esclusa e non aveva riconosciuti dei diritti. Il primo diritto è stato quello di poter avere la democrazia, ma avere anche la partecipazione, aver scolpito in una carta fondamentale, come fossero parole sul marmo, i principi che riconoscessero i diritti fondamentali non solo della persona, non solo del cittadino, ma anche del lavoratore. Si è cioè chiesto un trasferimento di ricchezza da chi di ricchezza ne ha sempre avuta tanta, i proprietari fondiari, i latifondisti, gli industriali, che dall'inizio del Novecento hanno accumulato questo trasferimento di ricchezza a coloro che avevano e hanno come unica ricchezza le proprie braccia e la propria intelligenza. Ora, dell'Assemblea Costituente, eletta con il voto delle donne per la prima volta e da tutti i cittadini all'epoca ultra ventunenni, di quei lavori, di quell'assemblea costituente noi conosciamo tutto. Io ho la raccolta degli atti dell'assemblea costituente, sono 10 tomi brossurati di 6-7 centimetri ognuno, e
della nostra carta costituzionale sappiamo chi l'ha proposta, cosa ha proposto, quale articolo è stato presentato da Tizio, quale da Caio, perché si è messa lì la virgola, qual è stato il compromesso atto. Perché la democrazia ha senso se la casa è di vetro, cioè se si può sapere che cosa accade nella stanza dei bottoni, chi decide cosa e perché. Ora, di fronte a questo aspetto, all'Assemblea Costituente che discute, noi oggi abbiamo una revisione costituzionale che riguarda un terzo degli articoli della Costituzione, che introduce articoli anche molto lunghi, complessi, alcuni anche sgrammaticati e dal punto di vista della punteggiatura sbagliati, di cui non sappiamo nulla. Io sto facendo degli incontri anche con dei giuristi, recentemente ho avuto un dibattito col professor Salerno che è stato sentito più volte dalla Commissione Affari Costituzionali, lui l'ha detto, ne ho avuto conferma, ha anche riferito di essere il consulente del Partito Democratico e di stare in numerose commissioni di studio e di proposta. A lui è stato chiesto durante questo dibattito chi ha scritto la revisione della Costituzione su cui ora siamo chiamati a votare. Io ho pensato, dico, ma gli ha dato un assist, dirà l'articolo X l'ha scritto il collega, su questo articolo ho contribuito io. Invece si è, diciamo così, quasi indispettito e ha risposto: la revisione costituzionale l'ha scritta il governo. A quel punto chi ha fatto la domanda ha chiesto: ma sì, chi del governo? Chi? Non lo so, non lo so. Ho avuto un incontro recentemente con un onorevole del territorio che ha votato e difende le ragioni della revisione, Lodolini, Emanuele Lodolini, al quale ho raccontato pubblicamente questo episodio e gli ho chiesto: Emanuele, dimmi tu, chi ha scritto la revisione costituzionale? E la sua risposta è stata: Renzi e Boschi. Quando sappiamo che Renzi, anche in confronti pubblici, ha detto che lui non è un costituzionalista, che non gli si possono chiedere spiegazioni sul testo. Ecco, questo è un aspetto, io credo, della segretezza di chi, su chi ha scritto la revisione costituzionale, un aspetto inquietante e gravissimo. Perché mi sono ricordato un precedente, la lettera scritta nel 2011 da Draghi e Trichet, cioè della Banca Centrale Europea, che pure prima veniva richiamata. Questa lettera doveva rimanere segreta. Doveva rimanere segreta. E che cosa prevedeva? Che cosa veniva chiesto in questa lettera? Francoforte, 5 agosto 2011, occorrono riforme strutturali, bisogna ridurre gli stipendi, bisogna ridurre le spese delle autorità regionali e locali, che siano prese il prima possibile per decreto legge seguito da ratifica parlamentare entro la fine di settembre 2011 una serie di provvedimenti che vadano a colpire i diritti anche dei lavoratori, della spesa pubblica e quindi dei pensionati e quindi della sanità. Questa lettera doveva rimanere segreta. Che cosa ha fatto il governo? Si è saputo in questa lettera molti mesi dopo. Che cosa ha fatto il governo? Dopo nemmeno due settimane ha emanato il decreto legge.
poi convertito in legge mettendo la fiducia. Ora dunque il tema della sovranità che abbiamo conquistato con la Carta Costituzionale oggi viene messo in discussione. Viene messo in discussione perché evidentemente questa revisione costituzionale non è frutto di un processo democratico, di confronto alto tra idee diverse, come si è avuto nell'Assemblea Costituente nel 1946-46. C'è qualcosa che ci sfugge, e però il collega prima ce l'ha anche detto, l'ha dovuto riconoscere, anzi l'ha quasi rivendicato. Chi chiede questo tipo di revisione costituzionale non è colui che ha a cuore i diritti sociali, i diritti dei lavoratori, dei giovani, di poter studiare, di avere una buona scuola, ma non una buona come titolo, ma una buona come sostanza, scuola, di avere un'università pubblica che permetta la mobilità sociale, di accedere ai livelli più alti anche a giovani che appartengono a famiglie medie, di classe media, modeste, con i genitori impiegati come ho avuto io. E allora in questa mia ricerca mi sono imbattuto in un documento di J.P. Morgan, che tra l'altro è uno dei colpevoli della crisi finanziaria del 2008, che poi si è tradotta in una crisi economica. Questo documento, che pure potete trovare, io prima l'avevo anche caricato per farvelo vedere, ma soprattutto voi giovani siete più abili di noi nel ritrovarlo. Io ho l'edizione vera, integrale, in inglese. Che cosa chiede J.P. Morgan? J.P. Morgan è un soggetto privato che fa affari con la speculazione, che specula, che ha interesse per esempio a che un titolo venga venduto nelle borse a meno rispetto a quanto lo vuol comprare, e quindi persegue interessi, diremmo noi, privatistici, cioè di vil denaro, rispondendo agli investitori, a chi ha già denaro, che decide di sempre più aumentare il suo gruzzolo, il suo patrimonio, il suo potere. Che cosa dice J.P. Morgan? Dice che nei paesi dell'Europa, soprattutto quelli latini, vi è troppa influenza socialisteggiante nelle carte costituzionali. Bisogna rivederle queste carte. E allora dice: "What executive?" Cioè, il governo è troppo debole, lo traduco direttamente dall'inglese, è debole il governo centrale rispetto, relative to regions, rispetto alle regioni. C'è una protezione dei diritti dei lavoratori costituzionali. E tutto questo non va bene, perché qual è la logica? Qual è la logica della nostra Carta Costituzionale? Il riconoscimento e la dignità dei diritti sociali, dei diritti che ci hanno permesso di poter studiare senza avere alle spalle grandi patrimoni da investire per la conoscenza, che ci ha permesso di poterci curare anche se non si dispongono di grandi ricchezze, cioè la possibilità di avere medicine gratuitamente, di andare al pronto soccorso, di avere prestazioni gratis, fiscalizzando il costo, e cioè secondo la regola per cui chi più ha più dà, ma chi più ha bisogno più riceve. Ecco, contro tutto questo si scaglia un soggetto come J.P. Morgan. Ovviamente J.P. Morgan non ha una visione, non è il solo ad avere questa visione. C'è la Goldman Sachs, c'è il Fondo Monetario Internazionale, che fa parte della triade, ma anche la stessa BCE non è un soggetto pubblico, è un soggetto privato, che ovviamente persegue interessi privati, e sono gli interessi liberisti, quelli che vogliono il libero mercato,
che non vogliono contemperare il libero mercato con i diritti sociali, che non vedono come fumo negli occhi l'intervento dello Stato nell'economia, che vedono come fumo negli occhi la partecipazione delle persone alle decisioni che li riguardano. Ecco allora che questo aspetto è un aspetto centrale che spiega questa revisione costituzionale. La spiega, perché se ora noi entrassimo nel dettaglio, più nel dettaglio, scopriremmo come non è vero che si è modificata solo la seconda parte della Costituzione, ma si è andata a erodere alla base i principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale. La nostra Carta Costituzionale ha i principi fondamentali, così dice il titolo, dal primo al dodicesimo articolo. In questi principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale noi abbiamo eroso da parte della revisione della proposta, che spero non passi, il principio che la sovranità appartiene al popolo. La sovranità appartiene al popolo. Perché viene eroso? E attraverso quali meccanismi? Per esempio, non eliminando un ramo del Parlamento, il Senato, che potrebbe anche stare in una certa logica, ma rendendo il Senato non più eletto, e cioè scelto dal popolo che è sovrano, ma nominato da soggetti che sono già nomenclature. Ecco quindi questo è un aspetto che è preoccupante, perché si accompagna alla riduzione degli spazi di democrazia. Le province non sono state abolite, le province esistono, anche noi non le votiamo più, decidono altri per noi chi ci deve rappresentare, chi deve prendere le decisioni, non è scelto direttamente da noi. Ma poi c'è anche un altro vulnus, un'altra lesione a questo principio di sovranità, che viene dalla considerazione che il voto non è più uguale, perché il Senato della Repubblica sarà composto da un numero di senatori che non rispetta i cittadini, non li considera tutti allo stesso modo. Alle Marche spetteranno, se passasse questa riforma costituzionale, due senatori. Le Marche hanno 1,5 milioni di abitanti. Quanti senatori spetterebbero, secondo la riforma costituzionale, all'Umbria, che ha 900.000 abitanti? Due senatori. Quanti senatori avrà il Molise, che ha 300.000 abitanti? Due senatori. E allora io non posso accettare un'alterazione del principio del voto uguale, dell'uguaglianza del cittadino nel poter essere rappresentato di questo tipo, cioè che chi è residente nel Molise conti 4 volte chi è residente nelle Marche. Ma si dice, attenzione, nel progetto quei signori che vanno a sedere al Senato non rappresentano le autonomie territoriali, cioè rappresentano la regione e o i sindaci. Ma anche questo non è vero, almeno non è vero per la semplice ragione che è rimasto in Costituzione, l'hanno ribadito, che anche il senatore non ha vincolo di mandato, cioè non risponde a nessuno. E allora non può essere questa revisione costituzionale essere considerata come la panacea, per esempio, del male del trasformismo. Gli attuali parlamentari sono stati eletti sulla base di una legge elettorale, il Porcellum, che prevedeva le liste bloccate. Che vuol dire lista bloccata? Cioè vuol dire che il cittadino, l'elettore, non esprimeva la preferenza, non sceglieva Tizio o Caio secondo le sue inclinazioni, perché erano scelte dal segretario del partito. In questa legislatura
noi abbiamo avuto 234 parlamentari che hanno cambiato casacca dopo essere stati scelti dai rispettivi segretari di partito. E allora voi capite che non potete giustificare il fatto che le Marche abbiano solo due senatori e altre regioni con molti meno abitanti sempre due senatori, dicendo che essi in verità non rappresentano il popolo ma l'autonomia, perché rimane la possibilità anche per il senatore di poter cambiare casacca. Ecco allora uno dei motivi per cui questo nuovo Senato è un Senato che altera un principio fondamentale contenuto nello stesso articolo 1 del secondo comma della Costituzione. Ma c'è un altro principio, ce ne sono diversi che sono modificati dalla seconda parte, traditi dalla seconda parte. Voglio fare riferimento all'articolo 5. L'articolo 5 prevede il disegno dello Stato, perché quando i costituenti si sono seduti a ragionare e a scrivere la nostra carta costituzionale, si veniva da uno Stato centralista e accentratore. Insomma, il centralismo fa molto spesso rima con autoritarismo, con imposizione dall'alto di decisioni che quindi passano sulla testa e sulle volontà di coloro che devono eseguire o ricevere quelle leggi e quelle indicazioni. E questo articolo 5 dice che la Repubblica adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Qualche anno fa il principio di sussidiarietà ci affascinava. Che cosa dice il principio di sussidiarietà? Che le decisioni devono essere prese nel luogo più vicino ai cittadini verso cui sono dirette quelle decisioni. E cioè non imporre dall'alto delle decisioni, ma che hanno riflessi, conseguenze sulla vita di una determinata comunità, di un determinato territorio, ma far decidere a quel territorio qual è la decisione migliore, la scelta migliore per loro. E anche su questo punto, questo aspetto, la revisione costituzionale ci riporta indietro a prima della scelta del costituente, e cioè ci riporta verso uno Stato accentratore e autoritario, perché sarà lo Stato che deciderà anche sulla vita delle persone che vivono nei singoli territori. Voi direte, ma tecnicamente ciò come avverrebbe? Avviene o avverrebbe se passasse? Io spero di no, con la riscrittura dell'articolo 117 della nostra Costituzione. L'articolo 117 della Costituzione riporta la potestà legislativa in favore dello Stato su moltissime materie, ma c'è soprattutto una norma che a me ha suscitato grande preoccupazione. Quanto ha parlato? Ha suscitato grande preoccupazione. Ed è quella contenuta nell'articolo 117 che dice: su proposta del governo la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale. Perché cosa c'è dietro questa norma
che tecnicamente può lasciare un po' così sorpresi. C'è dietro la rivendicazione dello Stato di poter imporre decisioni in materia non solo di energia. A me ritorna in mente lo scacco e la posizione che ha avuto l'attuale governo sul referendum delle trivelle, referendum sulle trivelle, cioè sulla possibilità di bucare il nostro territorio, nella fattispecie qui davanti alla costa, per ricercare petrolio o altri gas. Questa volontà del governo di opporsi alla rivendicazione delle regioni di decidere cosa fare nel proprio territorio, ora viene, diciamo così, santificata. Ma non c'è solo il tema delle trivelle, c'è il tema dell'inceneritore, c'è il tema degli impianti a biogas, c'è il tema della possibilità di far passare sul nostro territorio dei gasdotti, magari su quello stesso territorio particolarmente fragile e su cui si susseguono scosse ormai da molti mesi e che lascia prevedere e presagire un continuo bradisismo. Ma questa norma a me scandalizza anche per un altro aspetto, che è un aspetto, diciamo, che va alle radici delle regole democratiche. Con la rivoluzione francese si è stabilita la ripartizione dei poteri, cioè il bilanciamento tra governo, esecutivo, Parlamento che fa le leggi e giudici, autorità giudiziaria che le applica, le fa applicare. Cioè il Parlamento è sovrano nello scrivere le regole e le leggi, il governo le deve eseguire. Allora, quando si dice mi trovate un articolo che dà più potere al governo, io l'ho trovato, è quello che mi ho letto, perché solo su proposta del governo la legge dello Stato può intervenire nelle materie che vadino a tutelare interesse nazionale. C'è il governo che decide quando espropriare le regioni del potere legislativo e non può, cioè, la Camera e il Senato in autonomia decidere se fare una legge che per esempio tuteli l'interesse nazionale. Deve essere il governo, solo su proposta del governo. Cioè si limita il potere dell'assemblea legislativa una volontà governativa, che è un'aberrazione, ma un'aberrazione secondo il diritto borghese, secondo il diritto che attualmente permea i nostri ordinamenti giuridici e che deriva dalla rivoluzione francese. Questo è un aspetto, secondo me, che smaschera la vera intenzione di questi che si vogliono far passare come riformatori, ma il riformismo è altra cosa dal revisionismo. Il riformismo è un termine nobile che si accompagna alla possibilità per coloro che non sono mai stati invitati alla tavola imbandita di poter invece avere dignità, ricchezza, di poter far studiare i propri figli e non di avere degli ostacoli che impediscono per esempio l'accesso all'università perché le tasse universitarie sono troppo alte per poterselo permettere. E infine l'ultima questione è quella del rendere il paese più facilmente governabile, la semplificazione. Togliamo la possibilità che l'iter legislativo sia troppo lungo. Ora, in questa legislatura sono state approvate 244 leggi, 5,82 leggi al mese. Troppe leggi, io credo, che vengono fatte. Non c'è un problema di
impedire al Parlamento di emanare delle leggi. Ce ne sono troppe, e voi sapete meglio di me che più leggi ci sono, più la Repubblica è corrotta. Ecco i dati di prima. Più leggi ci sono, più la Repubblica è corrotta. Ho portato latino, l'ho detto, no, è di un sistema partitico che non risponde e cerca di non rispondere ai cittadini ma ad altri poteri che perseguono interessi diversi e opposti rispetto a quelli dei cittadini. Ma c'è di più. Quali sono stati i tempi per emanare le leggi? Nella scorsa legislatura i tempi medi sono stati di 80 giorni, 45 alla Camera e 35 al Senato. E dunque non si può dire che bisogna deformare la nostra Costituzione per garantire la possibilità di emanare più leggi e in minor tempo, perché questa è una falsità, è una bugia e la statistica non dice bugia. Ma c'è un altro aspetto, e cioè ammettiamo che la premessa possa essere valida e sostenibile, ma non lo è, abbiamo visto. L'attuale revisione costituzionale, cioè l'articolo 70, diminuisce gli spazi per il Senato di poter votare allo stesso modo della Camera dei Deputati, cioè questo bicameralismo diminuisce o rimane? Il bicameralismo rimane perché sono dei pasticcioni e degli incompetenti, ma non sappiamo chi sono. Che la funzione legislativa, anche con la deforma, è esercitata collettivamente dalle due Camere per una serie, quindi collettivamente dalle due Camere, per una serie di materie, ma queste materie non sono. Perché per esempio noi troviamo le funzioni fondamentali dei comuni. Quali sono le funzioni fondamentali dei comuni? La Carta Costituzionale non ce lo dice, ce lo dice una legge ordinaria. Tra l'altro modificata con decreto legge 95 del 2012. E noi che cosa troviamo nell'elencazione delle funzioni fondamentali? Tantissime ulteriori materie, dal problema dei rifiuti a quello dei servizi sociali, all'edilizia scolastica, polizia municipale, polizia amministrativa. E dunque il rischio qual è? È che alla luce di questa disciplina, funzioni fondamentali dei comuni, vada chiudere, e alla luce di un'altra materia che viene pure indicata, e cioè su tutte le leggi che riguardano materie disciplinate dall'Unione Europea e su tutto ciò che viene deciso a livello di politica europea, decide anche in modo paritario il Senato, cioè vota anche il Senato esattamente come la Camera. Allora qual è la prospettiva, qual è il rischio vero? Il rischio vero è che ci sia una crisi istituzionale, perché siccome il Senato non sarà nominato barra eletto a seguito delle elezioni dei consigli regionali, nello stesso momento in cui si eleggerà la Camera dei Deputati, potrà accadere che il Senato abbia una maggioranza diversa da quella della Camera. E allora ogni qualvolta il Senato dirà su questa legge devo votare anch'io allo stesso modo della Camera, perché va a toccare in un comma, in un articolo, le funzioni fondamentali dei comuni, oppure una disciplina di adeguamento di quella europea. L'Europa scrive norme su tutto, dall'orario di lavoro, ai diritti dei consumatori, alle banche, via discorrendo. E i due presidenti non si metteranno d'accordo.
chi scioglierà questi impasse istituzionali? Nel frattempo la legge resta aperta. La Corte Costituzionale allora si creerà un grande ingorgo istituzionale e la prospettiva, quello che viene venduto come semplificazione sulla base di una valutazione degli orientamenti politici avvenuta dopo le elezioni per il Parlamento Europeo del 2014 che vedeva il PD al 41%, ecco, alla luce di questo modo di pensare gretto, proprio da politichese, non con un senso alto istituzionale che si dovrebbe avere allora quando si va a toccare la carta fondamentale del nostro ordinamento giuridico, cioè la carta costituzionale, alla luce di tutto questo io dico attenzione, perché siccome è stata scritta male questa revisione costituzionale, probabilmente i prospettati benefici non solo tali non sono, ma anzi indurranno ulteriore rischiosità, ulteriori problemi per poterci rendere ancora più deboli di fronte agli attacchi della finanza internazionale che vuol mettere le mani sugli ultimi beni che sono rimasti di nostra proprietà, di proprietà pubblica, come l'acqua, il gas, le utilities, e allora anche avendo questa prospettiva che ci viene dal sapere con certezza chi è l'ispiratore della revisione costituzionale, noi dobbiamo votare no.